Adesso io lascerei la parola a Paolo Costa, che non so dove preferisce. Eccoci. Paolo Costa insegna comunicazione digitale e multimediale all'Università di Pavia e da più di 15 anni ha approfondito i temi della tecnologia, dell'informazione e dei nuovi media. È socio fondatore di una società, la Spindox SPA, e lui si è occupato in particolare dell'analisi critica della cultura digitale, dei social network e del futuro di internet. E la sua relazione, appunto, ad oggetto la rete come infrastruttura per la diffusione e la raccolta delle informazioni nella gestione delle emergenze. Bene, grazie. Posso usare questo? Certo. Mi piace di più. Ecco, mi sentite? Sì. Bene. Allora, onde sgomberare il terreno da un possibile equivoco, preliminarmente vorrei dirvi che nessun grado di parentela mi unisce alla famiglia che ha fondato la compagnia di navigazione, nel bene e nel male, voglio dire. Vorrei provare a fare due cose. La prima, proporvi qualche spunto di riflessione sul tema che poi è indicato dal titolo, no, del mio intervento, e cioè la rete intesa come infrastruttura. E poi vi proporrò una serie di esempi tratti appunto da casi di studio noti, visto che poi ci sono anche diversi studenti in aula e potrebbero prenderne spunto per lavori di approfondimento. Insomma, sono tutte storie che meritano poi delle analisi più approfondite. Allora, alcune cose, diciamo, che sono già state dette evocano poi il tema del quale vi vorrei parlare. Quando diciamo che la rete è una infrastruttura per comunicare, affermiamo l'ovvio da un certo punto di vista. Tuttavia ci sono alcune circostanze, no, dietro questa affermazione, che a me sembrano particolarmente rilevanti e sulle quali volevo richiamare la vostra attenzione. In particolare indico tre circostanze molto importanti. La prima è che, pur essendo una infrastruttura di tipo tecnico, in sostanza internet è una rete di computer, internet, per il fatto di essere una rete, condivide una serie di caratteristiche, di comportamenti con reti di altro tipo, cioè reti che tecniche non sono. Ed è importante riconoscere questo fatto, perché se noi comprendiamo che alcune dinamiche accomunano internet e reti di carattere non tecnico, capiamo meglio anche la natura di queste dinamiche, no? E vi farò alcuni esempi a riguardo. La seconda circostanza è che internet appartiene a un sottoinsieme di reti. Le reti non sono tutte uguali, le reti hanno le loro topologie, le loro caratteristiche. Internet appartiene a un sottoinsieme di reti che in letteratura si chiamano reti a invarianza di scala, scale-free networks. Perché è importante sottolineare questa circostanza? Perché le reti a invarianza di scala hanno comportamenti che le distinguono da reti di altro tipo. Corollario a questa affermazione è che comunque bisogna rifuggire dalla tentazione di leggere tutto ciò in chiave rigidamente deterministica. Quando diciamo che
siccome internet ha una certa tipologia, allora si determinano certe dinamiche, dobbiamo comunque essere sempre attenti a non immaginare che tutto quello che succede in rete succede appunto in una logica rigorosamente deterministica, per cui le cose capitano sempre in quel modo, come vedremo a volte. Anzi, una delle caratteristiche interessanti è che, partendo da premesse identiche, no, in situazioni, no, che il contesto giustificherebbe, no, di avere un esito identico, si hanno esiti, viceversa, completamente diversi. Poi c'è la terza circostanza che vorrei sottolineare, che riguarda il fatto che internet è una infrastruttura in profonda e rapida trasformazione. Pertanto vi è sempre il rischio, quando si parla di internet, di parlare della internet di ieri, dell'internet di un'ora fa. Ci sono in particolare due driver fondamentali. Se non consideriamo questi due driver, rischiamo di parlare di una rete che non esiste già più, una rete con la R maiuscola, la rete per eccellenza, per definizione, cioè appunto internet. Quali sono questi due driver? Il primo è quello della mobilità, il che significa che i nodi di internet ormai per definizione non hanno una posizione geografica predeterminata, si spostano continuamente. Ciascuno di noi è un nodo di questa rete in questo momento, ciascuno di noi ha uno smartphone in tasca e, diciamo, è la prova vivente il fatto che, diciamo, la posizione geografica che ciascuno di noi gioca all'interno di questa topologia varia. Questo, come vedremo, nell'ambito del crisis management, cioè dell'uso dell'infrastruttura di rete a supporto della gestione della crisi, della comunicazione della crisi, ha delle conseguenze. E il secondo driver di trasformazione è quello che va sotto il nome di Internet of Things. Vale a dire, se noi restiamo affezionati all'idea che la rete internet metta in contatto persone tra di loro, siamo affezionati a un'idea superata. Internet è una rete che permette alle cose di comunicare tra di loro, no? E in misura sempre più secondaria alle persone. Anche questo, diciamo, è un fatto che ha delle conseguenze. Ecco, vorrei partire da questi tre punti che ho appena enunciato, che sono: da un lato il fatto che internet, essendo una rete, pur essendo di carattere tecnico, ha tutta una serie di fatti in comune con reti sociali, per esempio, che non sono di carattere tecnico; il secondo, che internet è una rete appartenente a un sottoinsieme di reti, e cioè le reti a invarianza di scala; e il terzo punto è che internet sta cambiando. Allora, per quello che riguarda il primo aspetto, come dicevo, è importante e utile, serve a capire le cose, fare riferimento a fatti sociali che hanno caratteristiche di fenomeni a rete. Questo ci aiuta, e non in chiave metaforica, ci aiuta proprio sostanzialmente a capire che poi questi stessi fenomeni, queste stesse dinamiche, questi stessi meccanismi noi li vediamo all'opera in una infrastruttura di carattere tecnico. Primo punto, le reti come internet sono caratterizzate da transizioni molto brusche dei loro stati. Questo è un fatto che evidentemente ci interessa nel momento in cui noi parliamo di comunicazione supportata da un'infrastruttura di rete nei contesti di crisi. Perché la crisi,
per definizione è un cambiamento di Stato. Io non mi stanco mai di ricordare che quella secondo la quale il logogramma cinese che indica il concetto di crisi è composto da due segni, il primo indica la caduta e il secondo l'opportunità, è una favola. Io non sono un sinologo, ma vi assicuro che non è così. Sarebbe interessante capire, insomma, in che modo, no, si sia rafforzata questa convinzione in Occidente, no, secondo la quale, no, il logogramma dice nella prima parte caduta e nella seconda parte opportunità. In particolare manca il concetto di opportunità nel logogramma cinese, d'accordo? Quindi la crisi è una crisi, non è un'opportunità, è proprio una crisi, no? E se vogliamo andare alla ricerca, no, del concetto che sta dietro al logogramma, allora il concetto è un altro, e il concetto è di cambiamento di Stato. Ed è, secondo me, una lezione interessante, no, che ci dà la cultura cinese attraverso la sua lingua. La crisi è un cambiamento di Stato. L'infrastruttura a rete contribuisce a rendere i cambiamenti di Stato molto più bruschi, molto repentini. Ma questo non succede solo su internet. Pensiamo a fenomeni come i riots ricorrenti nelle grandi aree urbane, soprattutto, diciamo, nella società anglosassone, no? I tumulti di Los Angeles di una decina di anni fa e poi qualche anno più tardi quelli di Londra. È un errore ritenere che tutto quello che noi abbiamo visto, poi amplificato dai media, raccontato dai media, è capitato grazie al fatto che, siccome c'è internet, un'infrastruttura che permette alla gente di comunicare rapidamente, allora i rivoltosi hanno avuto l'opportunità di organizzarsi. I pogrom nella Russia dell'Ottocento capitavano, diciamo, secondo la stessa dinamica, perché la dinamica sociale, no, delle reti sociali non l'ha inventata internet. Internet, in quanto infrastruttura a rete, non fa che replicare un modello secondo il quale, appunto, nell'Ottocento, nel Settecento, bastava dire che qualcuno aveva visto un ebreo sacrificare ritualmente un bambino per mobilitare decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone nell'arco di poche ore e andare a devastare i ghetti ebraici, i villaggi ebraici nell'Europa orientale, no? Senza internet. Il secondo tema è quello della resilienza. In che senso la resilienza? Nel senso che una volta che la rete, diciamo, cambia stato significa, per intenderci, ecco, che una rete caratterizzata da un numero ridotto di nodi e un numero ridotto di connessioni, in un tempo molto breve, diventa una rete caratterizzata da un numero estremamente elevato di nodi e di connessioni, un tempo molto breve. A questo punto interviene l'altro fenomeno, l'altra circostanza, che è quella della resilienza. Vale a dire, questa rete che ha cambiato di stato non è che ritorna allo stato originario il giorno dopo. Cioè il cambiamento di stato tende a essere permanente. Ora, riflettevo su un'osservazione che faceva prima Giampaolo a proposito del fatto osservato e studiato che oggi le crisi tendono a essere più brevi di un tempo. Questo è senz'altro vero, e i dati, insomma, lo dimostrano. Io ritengo tuttavia che le crisi generino dei network che non si spengono e che, diciamo, sono pronti a riattivarsi alla crisi successiva, perché c'è questo fenomeno di resilienza.
L'ultima circostanza sulla quale mi sembra giusto insistere è quella relativa alla quella che si chiama coesistenza degli stati, no? Cioè è stato citato il caso di Barilla. Tutto ciò che è successo a seguito della incauta dichiarazione rilasciata a Cruciani a Zanzara poteva non succedere. Cioè, e qua insomma, mi collego al tema della imprevedibilità delle situazioni, cioè dato uno stesso contesto, una stessa caratteristica topologica, tutto quello che è capitato poteva non succedere ed è difficile di volta in volta determinare perché, no? Le crisi talvolta si scatenano, talvolta no. Cosa c'entra questa immagine? C'entra nel senso che l'immagine relativa a un territorio dell'Africa subsahariana dove c'erano tutte le premesse perché si determinasse uno scenario di totale degrado sociale. E invece stiamo parlando di un territorio in cui questo degrado sociale non c'è, dove la rete, no? La rete sociale che tiene insieme questo territorio si è attivata in modo positivo per ottenere tutta una serie di risultati molto positivi laddove questo poteva non succedere. E in un territorio che magari ha caratteristiche identiche, in un contesto sostanzialmente identico, invece il degrado sociale, la patologia sociale si diffondono. Perché? È molto difficile dare una risposta a questo, quindi l'imprevedibilità effettivamente, come dire, è in agguato. Come vi dicevo, poi c'è un secondo punto che ha a che fare con il fatto che Internet non è una rete qualunque, ma una rete che appartiene a un sottoinsieme specifico di reti, che sono le reti a invarianza di scala. Qual è la conseguenza di tutto ciò? È che, tra le altre cose, i criteri di distribuzione, no, dei nodi in una rete a invarianza di scala sono regolati da quella che si chiama legge di potenza. Cos'è la legge di potenza? È un algoritmo, una formula matematica che ci spiega come, appunto, in una rete di questo tipo i nodi caratterizzati da un elevato numero di connessioni, per meglio dire un numero di connessioni molto superiore alla media, sono pochi, mentre i nodi caratterizzati da un numero ridotto di connessioni sono tanti. Questa cosa già un po' l'aveva capita Pareto, noi poi coloro si occupano di network analysis, l'hanno raffinata dal punto di vista matematico. Internet è fatta in questo modo. Internet è un mondo in cui sono presenti pochi nodi con tantissime connessioni, con una quantità di connessioni molto superiore alla media, e una stragrande maggioranza di nodi caratterizzati da poche connessioni. La legge di potenza dice anche un'altra cosa, ne dice due. La prima è che questo capita indipendentemente dalla quantità di nodi presenti nella rete. Quindi se Internet, che oggi ha 1,5 miliardi di nodi, domani ne dovesse avere 5 miliardi, ciò non determinerebbe un cambiamento dal punto di vista del rapporto tra i cosiddetti super nodi o hub, cioè i nodi che hanno tante connessioni, e i nodi normali. Resterebbe comunque sempre questa sproporzione, che grosso modo è del tipo 20-80, quindi 20, prendete questa formula col beneficio di inventario, non è che, a parte che è difficile contarli, ma insomma
Per semplificare potremmo dire che il 20% dei nodi ha l'80% delle connessioni e viceversa l'80% dei connessioni detiene il 20% dei nodi, il 20% delle restanti connessioni. E quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa è che i nodi con il maggior numero di connessioni hanno la più elevata probabilità di ricevere nuove connessioni nel tempo. Cioè, a mano che la rete cresce perché nuovi nodi si aggiungono ad essa, le probabilità che questi nuovi nodi vadano a connettersi agli hub, ai super nodi, sono molto più alte rispetto alle probabilità che questi stessi nodi vadano a connettersi con un nodo normale. Questo sapete anche dal punto di vista, se vogliamo, del dibattito politico che si è scatenato da un po' di tempo a proposito della rete. È interessante perché che cosa ci dice? Ci dice che in rete ci sono alcuni attori che detengono, no, un potere che gli altri attori non potranno mai conquistare. Questi attori hanno dei nomi e dei cognomi, no? Li conosciamo, sono i soliti operatori over the top, però diciamo tutti i fenomeni di propagazione dei messaggi sono governati da questi super nodi e la topologia della rete di cui stiamo parlando, che è una rete in varianza di scala, farà sì che questi super nodi avranno sempre più connessioni. Facciamo poi un ultimo riferimento al fatto che, come vi dicevo, Internet è una rete in profonda trasformazione. Allora, primo fatto, ve l'ho detto, oggi un nodo per definizione è un nodo che si sposta, non ha una posizione geografica predeterminata, predefinita. Tutta una serie di esempi che adesso vi mostrerò sono legati a questo fatto, cioè questa circostanza determina la possibilità di utilizzare l'infrastruttura di rete per veicolare le informazioni in un certo modo. Il secondo fatto, come vi dicevo, è che Internet sempre di più è una rete che permette alle cose di comunicare piuttosto che alle persone. Nell'ambito, per esempio, di quelle che sono le problematiche della protezione civile, le problematiche di controllo dei fenomeni naturali nel territorio, tutto questo ha una serie di implicazioni interessanti. Sapete che ci sono realtà dove si sperimentano metodologie di monitoraggio dei fenomeni naturali nel territorio molto avanzate, molto sofisticate, penso in particolare al monitoraggio preventivo degli tsunami, che presuppongono un'infrastruttura di rete caratterizzata da una miriade di nodi in grado di comunicare, ma si tratta di cose, si tratta di sensori. Il Giappone si è equipaggiato con una straordinaria, costosissima, sofisticata rete di sensori, che sono nodi della rete, che comunicano incessantemente una serie di informazioni, una serie di dati relativi a parametri che devono essere tenuti sotto controllo, devono essere monitorati. Quindi qual è poi, come dire, il derivato di questa cosa? Il derivato di questa cosa ci porta a quello che è un'altra delle buzzwords del momento, che è big data, perché voi dovete immaginare un'infrastruttura caratterizzata da una quantità sempre più elevata di nodi, i quali comunicano in tempo reale, trasmettendo in tempo reale una grande quantità di dati. Questi dati devono essere a loro volta in tempo reale aggregati, elaborati e compresi, cioè devono tradursi in un significato, in qualcosa di intellegibile, della serie tra 6 ore arriva un'ondata di piena. Quindi
se noi pensiamo a internet ancora come una rete di computer che permettono alle persone tra di loro di comunicare, pensiamo a una internet, diciamo, che appartiene al passato. Facciamo un po' di esempi. Allora, la maratona di Boston, ricordate, nel 2013 ci fu un sanguinoso attentato nel corso della maratona di Boston. Perché è un caso di studio interessante? Perché in quella circostanza Twitter fu un canale fondamentale di comunicazione in tutti i sensi. Venne utilizzato da una pluralità di soggetti, anche io ovviamente mi riconosco in quello che è appena stato detto, no? Cioè gli attori che raccontano la crisi, i narratori della crisi sono tutti, siamo noi, non ci sono più i soggetti deputati alla narrazione della crisi. Con uno strumento come Twitter che permette in tempo reale e con il surplus che deriva dal posizionamento geografico, quindi permette in tempo reale di comunicare qualcosa di geograficamente situato, cioè un qualcosa che si porta dietro come metadato un sono qui, in questo punto, in questo specifico momento. Ma Twitter è stato, nell'occasione della maratona, della crisi della maratona di Boston, dell'attentato alla maratona di Boston, è stato anche uno strumento fondamentale di comunicazione invece degli attori deputati alla gestione della crisi, le forze dell'ordine, la polizia municipale di Boston, l'hanno utilizzato in modo molto efficace, quindi sarebbe un caso da studiare, da approfondire, per informare i cittadini in tempo reale. E anche, come dire, l'hanno utilizzato per fare reputazione. Quando la polizia di Boston, vi faccio vedere perché credo, no, non ce l'ho, dopo ve lo faccio vedere, c'è un tweet della polizia di Boston che dice: abbiamo catturato l'attentatore, no? Che ha avuto un tweet che ha avuto una potenza virale enorme, cioè centinaia di migliaia di condivisioni, e che ha fatto molto bene ovviamente alla reputazione della polizia di Boston. Questo invece è un grafico che vi fa vedere appunto cosa succede a proposito, no, di cambiamenti di stato rapidi, bruschi. Sono account di Twitter di istituzioni di Boston, no? Quindi vedete, c'è la polizia di Boston, la Croce Rossa, la polizia dello stato del Massachusetts e così via. Ognuno di questi aveva un certo numero di followers, di questi soggetti su Twitter. Aprile, 15 aprile, attentato, guardate cosa succede a livello di numero di followers degli account di tutti questi soggetti. Non è che poi il giorno dopo si è ritornati allo stato originario, no? Quindi c'è questo fatto di resilienza. Cioè, grazie a una bomba, scusatemi se lo dico in questo modo, l'account di Twitter della polizia di Boston ha decuplicato la propria capacità, no, di raggiungere con la propria voce il pubblico di riferimento. Questo invece è un grafo, cioè il modo con cui, no, si tendono a rappresentare le reti, quindi a mostrare quali sono i nodi e quali sono le connessioni tra i nodi, ed è un grafo, a dire la verità bisognerebbe navigarlo, nel senso che è interattivo, che mostra il differente peso dei vari nodi dal punto di vista, diciamo, dell'impatto comunicativo in occasione sempre dell'attentato di Boston. Quindi è vero che in occasione dell'attentato di Boston centinaia di migliaia di cittadini hanno twittato, postato, ma è anche vero che se noi andiamo a fare una network analysis di quello che è successo, quelli che hanno determinato un impatto a livello di setting dello storytelling sono stati pochi nodi. Chi gestisce la crisi deve dominare questo tipo di logica, perché
è all'interno di questo tipo di logica che si interviene per spegnere la crisi. Le azioni a pioggia spesso sono inefficaci e comunque diciamo energivore, mentre un po' di network analysis preventiva ci fa capire quali sono i nodi influenti, quali sono gli hub, quali sono i supernodi sui quali bisogna agire, perché sono agenti che propagano, no, il virus positivo della, diciamo, riposizionamento che chi gestisce la crisi deve cercare. Uragano Sandy, discorso analogo. Qua invece vedete un altro fenomeno. Purtroppo la slide è tagliata. Comunque stiamo parlando nella settimana dell'uragano, si è arrivati sempre su Twitter ad avere ogni giorno 5 alla decima per 5, insomma fate un po' voi il calcolo, no scusate ho detto una stupidaggine, 5 alla quinta per 10 tweet al giorno. Pochi giorni dopo ovviamente la situazione è ritornata a uno stato di normalità. Allora, quali usi possibili per uno che, diciamo, dice io professionalmente mi occupo di crisis management, devo gestire la crisi? Io concludo questa mia breve presentazione facendovi vedere degli esempi, alcuni sono esempi noti, sono delle suggestioni insomma, alcuni sono esempi stranieri, altri italiani, che ci mostrano come è possibile utilizzare questa infrastruttura. Direi che ci sono quattro modi di utilizzarla. Il primo è quello a supporto della comunicazione preventiva, all'informazione, supporto all'informazione. Questo, come dire, è un tema caldo per il nostro paese, cioè per un paese che piange periodicamente i suoi morti in occasione di inondazioni, terremoti, incendi, incidenti stradali disastrosi, ma fa poco per informare adeguatamente, non fa abbastanza per informare adeguatamente la popolazione sui comportamenti più appropriati per ridurre i rischi. Nel nostro paese la cultura, diciamo, dell'apprezzamento del rischio e della consapevolezza del rischio e quindi la conoscenza di tutte le norme, di tutti i comportamenti che lo riducono, i rischi non si eliminano, si riducono, è una cultura poco diffusa, è una cultura, diciamo, del pianto ex post. E questo è il primo tipo di uso. Il secondo tipo di uso è quello invece relativo all'informazione in tempo reale, cioè quando la crisi si sta determinando, che è spesso un'informazione di servizio, cioè non andate lì perché c'è il rischio di una valanga, oppure abbiamo bisogno di queste risorse, non mandateci altra pasta perché ne abbiamo abbastanza, tutte cose, no, che conosciamo bene. Terzo modo di utilizzo, banale ma potentissimo, fundraising, raccolta di fondi. Ancora una volta io penso a crisi ambientali. Quale contributo ha dato la rete alla raccolta di fondi in occasione degli ultimi terremoti che hanno funestato il centro Italia? Un contributo fondamentale. E guardate, anche in quel caso, diciamo, poi sono le stesse leggi che governano le reti che sono all'opera. Cioè, grazie a, da un lato, a questa logica del cambiamento repentino di Stato, dall'altro lato alla logica tipica della legge di potenza, se noi lavoriamo su i nodi giusti, riusciamo a raggiungere molto rapidamente un pubblico vastissimo, sensibilizzandolo e convincendolo a contribuire. È molto più facile così, è molto meno dispendioso così che utilizzando altri strumenti.
Allora, alcuni esempi. Comunicazioni preventive. Beh, qua diciamo, questo è Ready, che è il sito, io non sono un esperto, credo che sia qualche cosa di simile alla protezione civile negli Stati Uniti. Lo segnalo perché mi sembra un benchmark dal punto di vista della qualità della comunicazione, no? A cominciare da Ready, no? dal logo e dal nome, perché dice tutto, no? Essere pronti. Are we ready for that? E navigatelo, è un sito molto interessante proprio perché esemplifica come, diciamo, lavorando bene sulla chiarezza, la perspicuità della comunicazione, si fa informazione ai cittadini. Devo dire, non per piaggeria, la protezione civile da questo punto di vista fa un ottimo lavoro, no? Cioè le stesse informazioni, cosa fare in caso di incendio, cosa fare in caso di terremoto, cosa fare in caso di frana, le trovo anche qui. E quindi ho portato anche questo esempio. Informazioni in tempo reale. Allora, ma so che fosse diverso l'ordine, forse sono saltate delle slide, ma tanto sto prendendo. Questa è una cosa bella che fanno gli operatori telefonici in accordo con l'amministrazione, con diciamo il Dipartimento delle Telecomunicazioni degli Stati Uniti, e che non mi risulta che in Italia si stia ancora facendo a questo livello. Questo è l'esempio di AT&T, ma Verizon, che è il secondo operatore telefonico negli Stati Uniti, fa esattamente la stessa cosa. Siccome appunto anche quella di telefonia mobile è una infrastruttura a rete, quindi le regole sono le stesse di internet, questa infrastruttura a rete viene utilizzata per mandare, d'intesa appunto tra le autorità, l'amministrazione locale centrale americana e gli operatori telefonici, dei messaggi di allerta. E in occasione degli uragani, tutti, non so, i residenti, che sono utenti, che hanno un abbonamento telefonico nelle aree a rischio, vengono mantenuti informati attraverso delle brevi comunicazioni che assomigliano molto agli SMS, diciamo, di lontana memoria, ma in realtà utilizzano dal punto di vista tecnologico una soluzione diversa. E quindi basta essere utenti AT&T, utenti Verizon, per ricevere queste informazioni che arrivano direttamente dall'autorità che di volta in volta utilizza questo canale. Questo è un servizio di Google che forse molti di voi conoscono, che si chiama Google Alert. La che sto portando si riferisce in particolare alla mappa creata sempre in tempo reale sulla base dei feed informativi che arrivano a Google sulla qualità dell'aria, quindi l'inquinamento atmosferico. Ovviamente quando il pallino è verde le cose vanno bene, quando è giallo così così, arancione peggio, rosso un disastro. Con la possibilità sempre di fare zoom, quindi di andare a vedere cosa succede nella propria città, nella propria comunità, nel proprio territorio. Qua invece stiamo parlando di rischio di inondazioni, quindi fiumi che esondano, allagamenti. Anche in questo caso ogni pallino corrisponde a un'area a rischio. Questa invece è la mappa del rischio degli incendi. Cosa notate? Se io torno un istante alle mappe precedenti, notiamo che queste, nei due casi abbiamo una copertura territoriale completa, cioè tutti gli stati USA sono coperti dal punto di vista informativo. Qua invece le informazioni sono riferite solo a due stati, la California e il Colorado. Uno dirà, beh, perché ci sono incendi solo in California e in Colorado? Evidentemente no. Il tema è che queste cose funzionano nella misura in cui gli information provider forniscono a Google le informazioni corrette.
Grande tema quello, diciamo, degli open data e quindi dei dati che dalle varie fonti che dovrebbero mettere a disposizione fluiscono verso questi aggregatori, arrivano quando arrivano e a volte non arrivano. Credo che anche su questo, no, nel nostro paese si debba fare di più, e credo che come dire, il soggetto pubblico sia nella sua qualità di organizzatore, sia nella sua qualità anche di normatore del fenomeno, perché sta al pubblico quello di fissare un po' anche degli standard, possa fare di più, che vuol dire fare in modo che tutte le fonti di dati rilevanti disponibili, no, espongano questi dati secondo un formato standardizzato che sia utilizzabile per creare mappe di questo tipo. Però vedete, anche la grande Google, se vuole fare la mappa degli incendi negli Stati Uniti, la riesce a fare sulla macchia di leopardo. California e Colorado sì, altri stati no. È inutile che vi faccia vedere la mappa dell'Italia, è deserta, ma non perché il tema è che per Google l'Italia, dal punto di vista, come dire, economico, commerciale, è poco più che un nome su una carta geografica. È un mercato così poco rilevante per Google che Google non investe nel fare le cose che fa per gli Stati Uniti. Ecco quindi che, ritorno al tema precedente, se è Google il grande hub, bisogna fare i conti con un hub che non è neutrale dal punto di vista dei suoi comportamenti, no? Che magari privilegia certe situazioni rispetto ad altre. Queste sono, vedete, questo è uno zoom sugli incendi nella California, che sono anche distinti per tipologia, sono appena cominciati, stanno durando da 2 giorni. Questa è una mappa relativa ai terremoti, in questo caso vedete ci sono informazioni che arrivano un po' da tutto il mondo, e questo è uno zoom relativo a una scossa registrata nell'Honduras. Voi non lo potete leggere, ma ci sono tutti i dati sismografici rilevanti. Poi Google, sapete che ha lanciato da diversi anni questo servizio che si chiama People Finder. È molto semplice: I'm looking for someone, quindi disastro naturale, evento catastrofico, io non trovo più mio figlio, mio marito. Attraverso questa infrastruttura comunico che sto cercando una persona che non trovo più. E se io ho informazioni su una certa persona, uso l'altro bottone, un algoritmo di Google crea il match tra la domanda e l'offerta, e è stato sperimentato in molte situazioni. È estremamente efficace. Più o meno funziona allo stesso modo, sapete, il servizio di come si chiama, di Facebook. Ecco, questo è il tweet che vi dicevo della polizia di Boston. Vedete, è stato retweetato 127.000 volte. Ed è stato molto commentato questo tweet, no? Perché la polizia di Boston ha pubblicato questo tweet, ma nel giro di pochi istanti dopo la cattura dell'attentatore. È stata una delle prime cose che ha fatto: l'abbiamo preso, facciamo un tweet. Questo invece, diciamo, è un altro esempio di tweet. Ricorderete quello che è capitato a Parigi, a Nizza, scusate. Anche in questo caso, no, Twitter aiuta con gli hashtag a mettere in comunicazione persone che stanno cercando altre persone, persone che risultano disperse. Questi sono invece tutti esempi italiani. Emergenza 24, ecco, sono tutti aggregatori.
Cosa vuol dire? Torniamo ancora una volta al tema di fondo, no? Ci sono fonti di informazioni, ci sono sul web degli aggregatori, ci dovrebbero essere delle regole che consentono agli aggregatori di fare il retrieve di questi dati per poterli poi esporre. Ogni tanto, no, si sente parlare, no, di economia delle API. No, l'economia delle API è questa. Da una parte ci sono degli strumenti di comunicazione, dall'altra parte ci sono dei dati e le API sono l'interfaccia che permette ai dati di finire dentro gli strumenti di comunicazione. Sono tutte iniziative dal basso queste, no? Sono molto interessanti perché sono tutte forme di auto-organizzazione. Questa in particolare io l'ho trovata molto interessante, è nata sulla scia degli eventi funesti che hanno colpito il centro Italia nel 2016, vedete, offre diversi servizi, servizi di segnalazione, di localizzazione di alloggi. Uno dei servizi più interessanti è proprio questo. Tanti cittadini, in occasione del terremoto, hanno messo a disposizione, parzialmente o totalmente, i loro alloggi sani, a disposizione di persone che invece la casa l'hanno perso, comunque che hanno una casa inagibile. Questa mappa permette a chi offre, anche magari temporaneamente, un alloggio a titolo gratuito, di segnalarlo, e a chi lo cerca di, come dire, prenotarsi per poter essere ospite di quell'annuncio. Vi faccio notare che poi c'è anche in fondo un servizio che si chiama Bufale, che è un servizio che ha a che fare con un altro grosso tema, no? E cioè la rapidità con cui, sempre per effetto di tutti i meccanismi che abbiamo detto, si diffondono cattive informazioni. Che insomma, le informazioni cattive sono cattive sempre, ma quando si tratta di gestire delle crisi diventano ancora più perniciose, ancora più fastidiose. Non, per diciamo brevità, non ricordo una serie di episodi molto antipatici che hanno accompagnato, diciamo, il terremoto, quello estivo, la prima grande scossa nel 2016, riguardo la questione, no, della entità della scala Richter e conseguenze pseudonormative. Ecco, queste bufale, no, fanno molto male. Qua vedete c'è una cartografia realizzata con uno strumento open source. Sapete che c'è una grande comunità che da anni crea a livello mondiale sistemi cartografici open source, si chiama Open Maps. Chiunque voglia fare una mappa tematica relativa a uno specifico territorio può utilizzare questi strumenti che sono appunto a disposizione, non sono dei prodotti commerciali. Lo si può fare anche con Google Maps, ma oltre un certo livello, se uno deve utilizzare Google Maps, poi deve pagare. In questo caso invece sono strumenti open source che vanno arricchiti con i famosi feed che arrivano via API, e quindi si riescono a fare delle mappe di questo tipo. Segnalazioni, per esempio, guardate questa mappa, ogni pallino corrisponde a una segnalazione che è arrivata da un cittadino. Se voi fate mouse on il singolo pallino, si apre un fumetto che dice per nucleo familiare sito a, scusate io leggo male, Capricchia, occorre una lavatrice. C'è la data, no, il riferimento, ho una lavatrice, so che posso donare la mia lavatrice, metterla a disposizione di questo nucleo familiare. Fundraising, va bene, è inutile che io evidenzi più di tanto la cosa, e poi fact checking. Torno al tema delle fake news. Volevo solo segnalarvi un caso da manuale. Ho già assegnato una tesi di laurea su questo caso perché è proprio veramente bellissimo. Voi sapete dei disordini che ci sono stati a Londra nell'estate del 2013, se non ricordo male, no?
interi quartieri a ferro e fuoco per 2-3 notti. In quell'occasione il primo ministro, che allora era Cameron, arrivò a dichiarare bisogna vietare l'uso dei cellulari, di internet, perché i rivoltosi utilizzano questi strumenti per organizzarsi. A distanza di 2 mesi la London School of Economics e il Guardian, la task force che si occupa di data journalism del Guardian, d'intesa con le forze dell'ordine di Londra, hanno fatto un'analisi di tutti i dati relativi a quello che è capitato in occasione di quella crisi. Vuole dire tutti gli sms, tutti i messaggi di BlackBerry, tutti i tweet, tutti i post di Facebook che è stato possibile raccogliere. Parliamo di milioni di messaggi, no? Che con potenti strumenti di analisi sono stati studiati e che hanno permesso di dimostrare una serie di cose. La prima è che sì, è vero, i rivoltosi hanno utilizzato gli strumenti per, dicevamo prima, i telefoni cellulari, la messaggistica istantanea per organizzarsi, ma più di loro li ha utilizzati la polizia. Senza la polizia, senza poter osservare, no, i dati relativi agli spostamenti di questi gruppi di rivoltosi, avrebbe faticato maggiormente a domare la rivolta. Cioè, la polizia sapeva dove andavano, in che zona della città si spostavano, più o meno in tempo reale, avendo accesso a questi dati. Non a caso poi i rivoltosi hanno sgamato la cosa, hanno cominciato a utilizzare BlackBerry, hanno rinunciato agli altri sistemi di messaggistica istantanea, perché BlackBerry è una piattaforma chiusa alla quale anche la polizia inglese, diciamo, ha un accesso più complesso. Un'altra cosa che è venuta fuori a questa analisi è da un lato la facilità con cui si appunto diffondono le bufale. A un certo punto nel corso di questa rivolta ha cominciato su Twitter a circolare la notizia che qualcuno, siccome era stato assediato anche lo zoo di Londra, qualcuno aveva liberato la tigre dalla sua gabbia e quindi questa povera tigre circolava in giro per Londra, no? E se voi studiate, no, il grafico che mostra con quale rapidità e con quale intensità questa notizia è circolata, no, nella comunità di Londra, restate impressionati, no? Perché nel giro veramente di pochi minuti centinaia di migliaia di persone scrivevano oddio, c'è una tigre pericolosissima in giro per Londra. Tra l'altro una cosa ridicola, no? Nel senso che Londra bruciavano, c'erano diversi morti, il problema era la tigre. Fatto sta che la stessa ricerca mostra come però in tutti questi casi la comunità online abbia anche, come dire, una sorta di anticorpi per cui riesce a correggere molto rapidamente la notizia falsa una volta che, diciamo, in seguito a verifica viene appunto confermato che si tratta di una notizia falsa. E quindi con la medesima rapidità di informazione relativa al fatto che non era vero niente, che la tigre stava tranquilla nella sua gabbia, si è diffusa presso più o meno la stessa audience. Questo per dire appunto che solamente facendo delle ricerche come quella fatta dal Guardian e dalla London School of Economics, ricerche che richiedono competenze, strumenti, anche, diciamo, investimenti, sarà possibile capire in modo più puntuale come, diciamo, l'infrastruttura della rete influenza la comunicazione nelle situazioni di crisi. Siamo ancora un po' all'anno zero da questo punto di vista e spesso siamo vittime di una pubblicistica che non aiuta, no? Una pubblicistica che ora va nella direzione di dire è colpa di internet, non sarebbe successo nulla se non ci fosse stato internet, no? Non ci sarebbe il bullismo nelle scuole se non ci fosse internet, o altre sciocchezze di questo tipo. O in tal altri casi internet è ininfluente. Ah,
quale sia l'influenza e in che modo, no, internet intervenga in queste dinamiche è qualcosa, secondo me, ancora molto da studiare, partendo però da una serie di principi che ho provato a esporvi. Grazie.